dagli studi di Prima Free, siamo a Rovigo, ben ritrovati di cuore con questa edizione speciale della Voce d'Italia. Abbiamo come ospite un personaggio televisivo radiofonico nazionale, oltre che un mio caro amico. Lo presento subito per evitare di perdere tempo, perché dobbiamo tesoreggiare, perché fra meno di un'ora ci dovrà lasciare. Giuseppe Cruciani, noto opinionista. Eccoci qui. Ciao Enzo. Nazionale. Ciao. E conduttore di quella fortunatissima trasmissione che si chiama La Zanzara. Sì, dove ogni tanto compari anche tu. Dove ogni tanto mi coinvolgi. Sì, mica ti ci porto a forza però. Senti, adesso i ruoli cambiano. Sì. Sono io ad intervistarti. E vai, inizia. Ti faccio conoscere dal mio pubblico. Sì. Che mi segue fedelmente. Chi è Giuseppe Cruciani? Come nasce questa avventura? Tu sei laziale. Dai, raccontaci un po'. Fatti conoscere meglio e più da vicino. Ma che mi fai le domande alla Marzullo? Cioè mi fai delle domande alla Spatalino, Spatalino. Poi ti coinvolgo anche un po' sull'attualità. Sì, sì. C'è una notizia bomba che viene dal Tribunale di Catania. Che notizia? Dimmi. Anticipiamo l'attualità. Vai. Il Tribunale di Catania ha liberato dei personaggi un po' strani, non li voglio definire in una certa maniera, perché erano stati messi dentro. Il Tribunale di Catania ha ritenuto illegittimo il comportamento del governo. Non si doveva comportare in una certa maniera. È un tunisino. Logicamente le organizzazioni di sinistra hanno fatto il ricorso per mettere in difficoltà il nostro governo. Ma io voglio, prima che tu ci dica come nasce il personaggio Giuseppe Cruciani. Ma non nasce in nessun modo. Io mi sono trovato a fare radio a Radio Radicale tanti anni fa, con Pannella, seguivo Pannella, qui stiamo parlando dell'inizio degli anni 90, poi ho lavorato in vari giornali di Indipendente con Vittorio Feltri, che mi ha assunto all'Indipendente. Poi a un certo punto sono andato in Francia a fare la televisione e non sapevo che fare, e casualmente mi sono trovato a Radio 24. Casualmente, non ho mai fatto nulla se non casualmente, non ho mai voluto fare nemmeno il giornalista, lo speaker radiofonico. A un certo punto mi sono messo a cercare di creare qualcosa di nuovo ed è venuta fuori questa cosa che si chiama Zanzara, che come sai è una sorta di, è diventata una trasmissione culto, diciamo, una delle più seguite a livello nazionale. Sì. Però mi dicono che all'inizio tu ti comportavi differentemente. In che senso? Eri più tranquillo. Sì, molto più tranquillo. Cosa ha provocato questa trasformazione in corso tale da catturare maggiori attenzioni? Ma guarda, devo dirti la verità. Forse hai trovato la strada giusta per farti seguire. Sì, ma non è che ho deciso scientificamente che doveva essere il momento per comportarmi in un certo modo, per dire le parolacce, per essere più diretto, per essere più franco, eccetera. È che a un certo punto è successo che non volevo più fare il vigile urbano, cioè non volevo più fare quello che diceva come la pensi tu, adesso passiamo a intervistare quell'altro, adesso come la pensa quell'altro, destra e sinistra, così ho cominciato a esprimere le mie opinioni. E esprimendo le mie opinioni mi sono adattato a un linguaggio che è quello popolare della gente nel bar. Volevo ricreare un'atmosfera da bar, e volendo ricreare un'atmosfera da bar, poi con gli anni si è creata un'atmosfera ancora più da bar, ancora più da strada, e poi ci sono stati personaggi, quelli che hanno lavorato con me a questa cosa. È avvenuto quasi per caso, sono un po' tornato bambino, diciamo ragazzo, sono un po' tornato ragazzo, dove ogni tanto c'è l'ira che viene fuori, che non è repressa, c'è l'incazzatura, c'è la parolaccia, c'è un modo di fare sbrigativo quando non ne puoi più, non c'è un ruolo formale che è quello del conduttore. E anche tu sei un po' così, diciamo. Sì, alla mia maniera. Senti un attimino, tu più tardi sarai a Vicenza, per esempio, sì. Alle 18, se non sbaglio. 18:30, sì. Alle 18:30, dovrai essere alle 6 per prepararti. Giuseppe Cruciani presenta Coppie, non so se la regia può far vedere meglio il titolo del libro, Coppie. Sì, la copertina, sì, ecco. Storie di
storie di... Aspettate, ragazzi, Desiderio e eccole trasgressione. qua. Trasgressione è un po' il tuo forte, Sì. possiamo dire, è il tuo terreno ideale per cimentarti. Assolutamente, no, ma io ho raccontato alla radio tantissime storie di coppie, di trasgressioni, di coppie scambiste, quello che tu non conosci, diciamo, un terreno che tu non conosci, qui sei un po'... No, Assolutamente. tu sei uno che è Io sono un solo... tradizionalista. Quando fai le cose, le rare volte Le rare volte che le in fai. cui ti capita di fare le cose, le fai one to one, diciamo, Bravissimo, tête à tête, diciamo, esattamente. tête Non ho mai à tête. Non ha mai partecipato agli. allargato, No, mai, 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 mai. mai un orgettino, un piccolo orgettino. Assolutamente. Mai, mai, mai. Cioè, ma ti fanno anche schifo, no? No, schifo no, ma non ho esperienze Non al hai esperienza, riguardo. eppure a 70 anni potresti anche averne. Hai Potresti ragione. anche averne. Comunque io racconto storie di coppie che hanno relazioni sessuali anche con altre persone all'interno della coppia e come riescono a raggiungere un equilibrio. Un equilibrio perché non sempre, perché non è detto che uno tradisca e non ami la persona con cui sta insieme. Tu hai tradito qualche volta nella vita, Enzo? Mai. Durante Tu non hai mai tradito. Quando sei stato insieme a una donna non hai mai tradita. la permanenza, mai, Durante la mai, permanenza, mai. mai, mai. E ti fa, e sei orgoglioso di questo? Abbastanza, Sei abbastanza abbastanza, orgoglioso. Tu abbastanza. sei uno tipico da Dio, patria e famiglia. Ah, sempre, Sì. sempre hai toccato un tasto dolente. Non mi vergogno di dire che sono un gran conservatore. Per me la famiglia è composta da uomo, donna, che si mettono insieme e fanno figli. Io, sai, quelle famiglie senza nulla togliere al mondo LGBT, ho detto Beh, bene? che non ti No, piace, assolutamente non ti no. piace. Mondo omosessuale non ti piace, mondo Assolutamente. transessuale, Noi fra omosessuale. qualche secondo apriamo i centralini. Era quanto mai opportuno coinvolgere Cruciani per la sua storia. Ne avrei altre domande da Vai, fargli vai, vai, per far procedi. conoscere. Però prima di raccogliere telefonate, mi raccomando, noi non prendiamo telefonate anonime, ci deve essere necessariamente il numero di cellulare. E anche se mi volete attaccare, perché ci saranno tantissimi pronti a saltarmi addosso, quelli che mi odiano, tanti compagnucci di sinistra, lo potete fare, ma senza offendere, se no chiudiamo. Abbiamo deciso insieme a Giuseppe e all'editore Alessandro Brunello, che ringrazio per aver dato la possibilità di fare questa trasmissione, perché abbiamo un po' sconvolto la programmazione. Mi raccomando, serietà e correttezza. Aspetto la risposta Su cosa? del Tribunale di Catania. C'è, Ma non lo so che è successo, dimmi quello che è successo perché non lo so. Hanno scarcerato hanno uno, hanno scarcerato, liberato sì. uno che aveva fatto. Sì, aveva fatto delle robe. La motivazione fa discutere, perché i giudici catanesi hanno ritenuto illegittimo il comportamento adottato seguendo le norme di questo Ah, governo. dell'espulsione, Questa sì. espulsione. Illegittimo decreto del governo su espulsioni accelerate, liberato tunisino dal centro di Pozzallo. Esattamente. Liberato tunisino. E vabbè, il Possiamo problema. dire che la magistratura ci mette del suo, potrebbe stare un po' più attenta prima di rilasciare questi signorini, o no? Tu definisci come? Questi signorini che tu definisci come? Qualche volta li definisco sacchetti a perdere, ma non tutti. Siccome ci sta seguendo l'Italia intera, dammi Sì. 30 secondi affinché io possa tracciare la figura. Sì. Cosa intendo per sacchetto a perdere? Il Sì. sacchetto a perdere è quello che viene in Italia, approfitta delle nostre leggi per spacciare, violentare le nostre donne, lordare nelle strade, fanno di tutto e di più. Ecco, quello è il sacchetto a perdere. E io non darei spazio a quella gente, senza alcuna offesa. Poi Tu non ti libero spazio a quelli che si vogliono inserire, che ci danno una mano a lavorare, eccetera. Ma Ma i sacchetti a perdere devono stare in Africa. quelli che vengono con i barconi, tu li consideri la maggior parte sacchetti a perdere. No, 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 in gran parte, non In la gran maggior parte, parte, in gran è uguale, in parte. gran No, parte la è maggior differente, parte. perché ci può essere anche il buono, l'onesto, eccetera. Ma hai visto le facce? Sono tutti giovani e forti, col cellulare in mano. Dai, è ora di finiamola, è ora di finiamola. Possiamo aprire i Ma centralini? apriamo, ma sono qui apposta per aprire i Dai, centralini, se vuoi regia, fare. mi raccomando, stai attento.
Appena mi offendono, perché sarà un viavai di offese nei miei confronti, Ma sono è preparato. benissimo che ti offendano. Qual è il problema? Devi rispondere. Che te ne frega se ti offendono, No, Enzo? no, no. Ma Se no no. facciamo un mercato. Io ho il mio pubblico che mi stima, che mi vuole bene. Sai cosa mi dicono a Che ti volte? dicono? Enzo, quando vai da Cruciani, E certo. fatti rispettare. Ma cosa devo fare? Devo pigliare la scrivania e buttarla. Io sono rispettoso. Per me l'ospite è Senti, sacro. senti E adesso. oggi Giuseppe Cruciani per me è sacro. Mi raccomando, anche i miei. Non offendete Cruciani, No, ma offendetemi criticatelo. pure, se volete offendetemi, non è un problema. Scusa, che pensi del matrimonio omosessuale, tu, Enzo? Vabbè, è un aborto contro natura. È un abominio? È un abominio. Dillo bene ai tuoi ascoltatori È che un cosa. abominio. Oh, Ah, ecco, dai. bene, un abominio. Cioè, poi l'idea che un uomo è un uomo, una donna è una donna, possono andare, che ne so, a sposarsi. Lo possono fare, Sì, vabbè. nulla questio, per carità. Però per te è un abominio. È un abominio. Un abominio. Sono d'accordo. Non si possono amare due uomini e Si due possono amare, ma è contro la natura. donne? Eh Il beh. Signore ha creato l'uomo e la donna per procreare. Vogliamo prendere, dai, Sì, comunque è perché questa la io. classica incarnazione di Dio, padre e famiglia. Cioè, chi pensa E non Dio. mi vergogno No, di chi? incarnare Dio, Per padre e carità. famiglia. Sono un conservatore, non mi vergogno di dirlo. Per carità. Perché se l'Italia si comportasse in una certa maniera, si seguisse di più i consigli spataliniani, penso che andrebbe un po' meglio, Molto ma bene. siamo quasi alla deriva, ok? Questo è interessante. Se seguisse i consigli Sì. spatalina, l'Italia andrebbe meglio. Allora, da Questo questo momento io ve lo giuro, terrei Cruciani fino alle 8 stasera. Faremo bingo, ma devi andare è. Eh via. sì, purtroppo devo andare via. Noi saremmo disposti a bloccare la programmazione. Vabbè, ma non esageriamo Brunello adesso, ha non detto esageriamo. tientalo quanto più possibile. Alessandro ha detto che alle 4:30 va via. Via con le telefonate. Che pensi di Vannacci? Vannacci è un grandissimo, come ho detto nel tuo studio, 1, 10, 100, 1000 Vannacci. L'Italia potrebbe riprendersi. Se ci fossero più Vannacci in giro per l'Italia. Se tu metti di fronte Vannacci e la Schlein, no? Mamma mia, Vannacci e la beh, dai, Schlein. una domanda retorica la No, tua. retorica, voglio La capire. bilancia pende tutta da Vannacci. Perché cos'è che non ti va bene Ma della dai. signora Schlein? Elly Schlein innanzitutto deve usare un linguaggio più accessibile. Non si capisce quando parla. Fa pugni con l'italiano. Cioè, Spatalino, diciamo, ha Vabbè, dai, un'dizione più onestamente, fra me pulita. e la Schlein. Lei ha fatto carriera, io non l'ho fatto per carità, però Vabbè, carriera. a livello di italiano, Sì, poi tu. io odio il politicamente corretto. Vabbè, quello è un Mi hanno fatto il classico. lavaggio di cervello, Sì. la capitana, Sì, tu i la femminili, presidenta. tu i termini al femminile non li Ma sopporti. Vabbè, no, parliamo, mi hanno insegnato di dire presidente, il capitano. su questo devo darti ragione, cioè devo darti Ma io sono ragione. convinto che tu su tante cose potenzialmente. Sono spatalignano, giusto? Ideologicamente sei Sono spataliniano. spatalignano, Allora, pensa Parenzo cosa potrebbe dire se io mi dichiaro mamma spatalignano. Ah, mia, mamma mia, ti ho pronunciato il nome di Parenzo. mamma mia, Ti ho pronunciato il nome di Parenzo. Topo Gigio, mamma mia. Pensa quando ti dico Parenzo, No, per Parenzo. carità, La tua reazione qual è? io lo Nome conosco meglio di te. Ma io ti dico Parenzo, qual è la tua reazione? Parenzo. Allontanarmi il più che possibile. Addirittura. Assolutamente, se tu conoscessi veramente. Va bene, dai. Che succede? Che sta C'è succedendo? l'editore che ha protestato perché sta Perché? scoppiando il Ho capito, centralino. mettiamo qualcuno in onda però se sta scoppiando il centralino, Adesso, poi dopo dai. mettiamo in onda. Adesso mi fermo, ma era mia intenzione, chiedo scusa, confrontarmi con No, ma. Giuseppe Cruciani. Lui lo fa sempre quando mi invita a Milano o a Trento. Sì. Stavolta l'ho fatto io. Vabbè, dai. Credimi. Sei uno sparring partner eccezionale. Viva Cruciani! Ecco. Dai con le telefonate. Andiamo. Prego. Silenzio assoluto. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, ciao, ciao Enzo. Senti, ho chiamato soltanto perché so che in questa trasmissione si confronta sui contenuti. Ah, sì. E volevo sapere, in poche parole, perché tu soffri di sindrome di Stoccolma?
E tu, perché tu sei come uno degli africani che adesso abbiamo in Italia, tu sei scappato dalla campagna e sei andato al nord in Veneto e sei stato adottato dai bifolchi. Quindi qual è la differenza tra che sei scappato dalla campagna e un africano? Io penso che tu sei come un africano, in poche parole. Non ti sei presentato. Nome e cognome, oppure un, solo sei nome. Uno, io so, sei un sacchetto Vittorio, a perdere, sei un sacchetto Vittorio, a perdere, uno che parla come te, è un sacchetto a perdere, sei un sacchettone a perdere, perché io sono orgoglioso di essere io. Rispetto agli africani. Senti, senti, te lo dico in napoletano, senti. Tu si combamu un nez, sai cosa vuol dire? Tu si amu un nez, tu sei, sei un'immondizia. Dai, abbasso lo stoppione. No, fammi sentire meglio che devi dire. È un minuto che... Ma lo devi far sentire, però, non lo fai sentire. Sentiamo, come si chiama? Prendine un altro, un altro sacchetto. Ero preparato, a questo fuoco incrociato. Appunto, sentiamolo. Dico però. Dico soltanto sto sacchetto a perdere. Io sono orgoglioso di essere campano e volevo solo ricordarti che ho vinto un regolare concorso senza raccomandazioni e ho avuto la fortuna di essere mandato a Venezia, che io adoro. Mi sono rimboccato le maniche, ho superato le prime difficoltà iniziali. E lui che fa nella vita invece? Ce lo dica che fa nella vita questo Ma lui sarà un fallito, Ma facciamoglielo dire, Enzo. Sarà un mezzo fallito. Che fai nella vita? Mi metto sulla stessa strega degli africani, dai! E ora definiamola. Comunque ti ringrazio per il tempo che mi hai concesso. Dai, passiamo ad un'altra telefonata. Sono preparato a tutto, Lo so, spero che ci sia qualcuno che spenda una parola positiva nei miei confronti. Vediamo, le telefonate sono anche casuali. Purtroppo parto sconfitto perché con Cruciani, logicamente, col suo pubblico era inevitabile. Dai, vediamo qualcun altro, dai. Buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, Enzo. Sei un vero leone, un vero combattente. Ah, meno male, dai. Una domanda a Cruciani, ma perché non cacci Parenzo, quello raccomandato di Ferro, e il studio può Enzo Paralimano? Vabbè, ma questa è, questa è una domanda ridicola, ognuno c'ha il suo contesto. È una domanda ridicola. Lui è un grande combattente. Viene sempre denigrato il povero Enzo, il numero uno, un vero combattente. Ma che sia un combattente, che sia un combattente non c'è dubbio. Non so se tu stai dicendo sul serio oppure lo stai pigliando per il culo. Questo non riesco a capirlo. Io lo stimo. Dal tono, penso dal tono sembra serio. Comunque la risposta, diciamo, la proposta è rifiutata perché ognuno c'ha il suo contesto. Parenzo sta lì con me a combattere, è un combattente anche Parenzo. Oppure ti spaventi al solo nome di Parenzo, ti viene qualcosa addosso. Quando io dico Parenzo, volevo ricordare a te, ai parenziani e allo stesso interessato che sono 5 anni. È opportuno che voi sappiate, sono 5 anni dal 2018 che io aspetto democraticamente da questo signorino un confronto leale su temi da lui scelti democraticamente. E lui si defila sempre, dovete saperlo, il signor Parenzo. Quando vado lì, non accetta il confronto. Mai offende. È bravo solo ad offendere, oltre a essere un raccomandato di Ferro. Questo è grave quello che stai dicendo. No, è un lo sai. È molto grave. Lo sa tutta l'Italia. Ma stai dicendo una cosa gravissima. Comunque continua la tua. Se non avessi avuto i suoi santi in paradiso, lui non avrebbe fatto quello che ha fatto e che sta facendo. Hai capito? Ci sono tanti bravi ragazzi che non hanno le stesse conoscenze e non fanno carriera. Comunque dite a Parenzo, sono pronto a confrontarmi sui contenuti lealmente davanti a 2-3 giudici, magari fare anche 20-30 righe su un compitino. Vediamo chi scrive meglio, vediamo chi parla meglio, ma lui... Ricordiamo sempre che Enzo è laureato, ricordiamolo sempre. Vabbè, io non amo dire le mie cose, ma sono laureato, mi sono laureato a Venezia. In cosa? All'università
degli studi di Venezia, Ca' Foscari, sono un Ca' Foscarino, economia e commercio. Vai a dire al signor Parenzo se è laureato. Vaglielo a dire, penso che lui farebbe carte false. Addirittura. Farebbe carte false, Parenzo, Per una laurea, per dici? una laurea che non ce l'ha e lui soffre. Vabbè, andiamo avanti. Dai, andiamo avanti con un'altra telefonata. Per il momento 1-1, dai. 1-1, sì, beh, Vediamo gli ma sviluppi. le scelgono apposta, secondo me. No, C'è un bilanciamento fatto. ti Comunque, vabbè. assicuro, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. dai. Ma non era a favore? Sicuramente sarò perdente. No, no, non è detto, non è detto. È Lì, schiacciante la tua superiorità, la tua visibilità. Dalla La regia regia mi ha fatto complotto. segno che ci sono anche dei messaggi. Ah, li stai facendo scorrere. Intanto prendi un'altra telefonata, regia. Pronto? Chiamala. Sì. Pronto, buonasera. Sì, mi sentite? Sì, ecco, c'è Lino Romano. Sì, Pasquale Lino Romano, sì, che dice? Sto chiamando, non riesco a intervenire. Ho capito. Lino, non lo so. I Prova, centralini sono bloccati. prova, prova, Intanto, Lino, prova, prova a rifare il numero. prendi questa telefonata, va. Dai, prendiamo. Quant'è? Ti sei pesato? Ti sei pesato? Mi raccomando, spegnete il viva voce, per favore, altrimenti. È una condizione che ci impedisce di sentirci. Buonasera. Prego, Buonasera. chi parla? Ci puoi dire il tuo nome? Certo, Roberta D'Agostino. Roberta D'Agostino, un cognome meridionale. Sì, Dimmi, Roberta, prego. sì. Sì, io volevo parlare dei giovani d'oggi che prendevano il telefono. Dei giovani d'oggi? È Dei giovani d'oggi e poi è caduta la linea. caduta la linea. Prendiamo un'altra, dai, velocemente, dai. Dai, parla tu con la Ma che regia. parlo io con la regia? Parla tu, il programma è tuo, mica io, dai. Ma devi sapere una cosa, che a differenza di quanto accade alla Zanzara, da Che? me l'ospite, lo sanno i miei telespettatori, è Ho capito, sacro. ma non devo condurre io le danze, sei tu a No, condurre ma le danze. Chiama la regia con le telefonate, dai. chiama tu i tuoi Ma no, supporter, ma chiamassero loro, i ma tuoi stanno chiamando. fans. Stanno chiamando, stanno chiamando. Buonasera, dai, prendene un'altra di telefono. Pronto? Eccoci. Pronto? Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ci puoi dire come ti chiami? Mi chiamo Francesco da Venezia. Ciao Francesco, prego. Innanzitutto vorrei fare i complimenti al dottor Spatalino, un grandissimo, Sì. perché è l'unico che ha il coraggio di dire le cose come stanno riguardo al dottor Parenzo, anzi, Vabbè, non dottor Parenzo, questo è come è un stato cretino, dai, su. spiegato Questo poc'anzi. è un imbecille. Ma perché? Perché sta parlando bene di me. Ma questo è un Quello che ha imbecille, parlato dai. bene e che mi ha Allora, io offeso, sono un quello non è un imbecille perché non posso imbecille. parlare bene del dottor Spatalino. Ma sì, puoi parlare bene anche di Spatalino, per carità, ma inizi la telefonata così, dicendo un grande per quello che dice su Parenzo. Adesso mi tocca difendere Parenzo. Dai, su. Non funziona, dai, che non funziona. Dai, Hai dimmi, ragione, forza. Francesco, hai ragione da vendere. Io mi auguro che dopo questa trasmissione Parenzo raccolga il mio pressante, accorato invito a confrontarsi civilmente, democraticamente, su temi che sceglierà lui. Anche Ma dove? Dove lo vorresti fare? In un'arena? In una piazza? Dove lo alla vorresti? Zanzara, però non deve offendere, perché appena vengo là, lui la mette sulla rissa, mi porta sul suo terreno favorevole. Ma tu l'avresti picchiato anche quel No, giorno? no, no, L'avresti menato? A Trento no, gli avresti dato uno no, 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 schiaffo? A beh, Trento uno schiaffo gliel'avresti sì, dato? uno schiaffo sì, Oh, e perché dovevo, confessalo! avevo usato Confessalo! espressioni Esatto. Tu offensive nei miei ti confronti. sei alzato per dargli uno schiaffo, diciamo, democratico, come dice Ma lui. forse mi sarei fermato, dai, mi sarei fermato, mi sarei fermato. Grazie al tuo intervento Ma non è successo io niente. vi ho diviso, come ho fatto con Sgarbi e con Mughini. Ciao Francesco! Posso continuare? Sì, dai, velocemente, Sì, hai perché ancora. avrei una domanda. Siccome lei ha il libro in mano di Cruzani, volevo chiedere se lei avesse qualche, diciamo, come dire, qualche passione strana fuori dal comune a livello sessuale da confessare. Questo è interessante, questo è molto interessante. Un tuo fan, ascoltatore, ti sta chiedendo, No, ti sta sta... chiedendo a te. No, 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 a No, sei te. tu l'autore del libro, attenzione, no, 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 no. a chi lo stai chiedendo? A Enzo oppure a me?
Ah, chiuso. A Enzo, a No, Enzo. a No, te lo no, chiedeva. a Enzo, se tu hai No, da... ma sei tu l'esperto Sì. E io invece lo sessuale. chiedo a te. Io Tu. sono un nostalgico di queste pratiche. Come, che vuol dire un nostalgico? Hai capito? Che non... Ricordo nei tempi. Però scusa, avrai una tua fissazione sessuale, avrai una tua, la cosa che ti piace di più sessualmente, qual è? Ci sarà una cosa, no? Ebbene sì, Oh, e ebbene diciamo, sì. e diciamola, Enzo, dai, qual è? La penetrazione. Vabbè, la penetrazione però è una cosa normale, non è una cosa strana la No, perché penetrazione. molti amano essere baciati di qua, di là. Ho Ah, tu no, a te il bacio non piace. incontrato una persona Sì. tanti anni fa Sì. che era brava a fare altre cose. Beh, le cose che si sanno, no? Cioè, la fellazio, per No, esempio. bravo, La bravo, è la fellazio. fellazio. La Però fellazio. io amo la penetrazione. Tu ami soprattutto E la penetrazione. poi sono molto abile, ero abile nel baciare, Il scusatemi. cunnilingus, il famoso cunnilingus. Bravo, Come si chiama? Lo la sai? Bernarda. Sì, vabbè, sì, diciamolo anche, la Anche Bernarda. nelle situazioni più precarie e difficili. Che vuol dire più precario e difficile? Se mi davano la possibilità di Sì. andare a Dama, era Sì. fatta. Perché Adama, anche... Sì, in che senso? io sono un cultore. Del cunnilingus. Esattamente. Cioè tu sei... Perché naturalmente col passare degli anni è Fai evidente, è esperienza. meglio la lingua A volte piuttosto che sì. la fatica, la Anche fatica... perché parto da un presupposto. Sì. La donna va scaldata. Beh, quello... I preliminari acquistano per me un'importanza fondamentale. Toccare, verificare, vedere se è possibile annusare, baciare. Quindi quei 30 minuti di preliminari sono fondamentali per 30 me. minuti, 30 minuti. Vabbè, minimo, minimo. Ma la tua età tu non ti fai nemmeno problemi? La donna si deve girare nel letto. Sì, Ah, ci saluta Andro Mercù. Tutto qui è tutto in diretta, tutto. in diretta viene Sì. l'editore. Non so se Mercù ha mandato a me un messaggio. A te forse, Andro, sì. Vabbè, prendiamo un'altra Dai, telefonata, dai, prendiamo andiamo un'altra avanti. telefonata. Comunque, hai raccontato una cosa molto Eccolo bella. qua, vi Sì. seguo. Siamo al top. Un abbraccio a Giuseppe Un Enzo. abbraccio a Giuseppe e a Enzo E e a Alessandro. posso dire una... Andro Mercù, Allora, grande Andro, ciao. posso dire una cosa? Tu hai confessato una cosa molto intima, Sì. molto intima in questo momento, che sei un amante del cunnilingus, anche nelle situazioni più scomode, anche nelle Sì, ma situazioni più precarie, hai detto tu, più precarie. sempre da soli, mai in coppia. No, Cioè, mai con altre, come mai da soli? Che vuol dire da soli? Mai in no, con la coppia? donna. Ah, sì, mai con altre persone. Mai, Mai mai, fatto un'orgia in vita tua tu? mai, mai. Mai, Sono un precisiamo. individualista, Sì. un cultore. Sono alla ricerca del particolare Molto bene, che andiamo. non puoi trovare quando sei in tanti, hai capito? Beh, sì, puoi trovare Quando tanti sei. particolari. No, ti distrai, ti Ti distrai. distrae. Prendiamo un'altra telefonata, avanti. Buonasera. Enzo, Sì. ma scusami, ma abbi pazienza, io ho appena pranzato Vai, e a me sto pezzo l'idea. di cacca, chiudilo! Chi è? No, Chiudilo! ha appena pranzato, ha detto, fallo parlare però, Chiudilo! fallo parlare È prima. un elemento, non dico il nome perché se no mi denuncia. Ma no, fallo È un parlare. essere spregevole! Ma chi È è? il padovano più spregevole che io abbia mai conosciuto. Ma ho capito, E mi meraviglio come la regia l'abbia fatto entrare in contatto con noi. ma fallo parlare però, È un. Enzo. No, non merita di parlare con me. Ma ho capito, fallo parlare Potevo con me. affrontare boccalmente e guardarlo nelle palle degli occhi. Hai Vabbè, ma chi è? Ancora lì o no? L'hanno buttato capito? giù. E guardati le Ma non lo spalle, so chi dai è. troppa fiducia. Ma no, ma non è quello che pensi. Non No, è chi no, no, pensi. no. Ma non mi pare La persona proprio. a cui mi riferisco, non c'ho il nome, è una carogna. Addirittura. Putrida! È un pezzo di merda! Ah! Vabbè, Se mi andiamo stai sentendo, avanti. Sì. sei un vigliacco! Ma chi è? Si può... Pezzo di merda! Dimmi il nome. No, 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 se il no mi nome, no, il denuncia. nome di No, battesimo. no, 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 Solo no, quello di battesimo. per carità di Ma il Dio! nome di battesimo non denuncia nessuno. È scorrettissimo! Sì. Le usa tutte, ti mette in difficoltà, ti mette contro le persone. Ma ho È di capito. una slealtà, te lo giuro sull'anima di mio padre e di mia Ma non c'è madre, bisogno di... sull'onore della mia famiglia che è sacra. Sì, d'accordo, È ma... un pezzo di merda. Ma addirittura, ma perché sei Sì, così ho dovuto avvelenato? bloccargli anche le telefonate di qua di Sì, là. ma per caso è Lui uno... vorrebbe che io intervenissi nella sua sporca Scusa, trasmissione. ma è per caso uno che si chiama A di No, nome? no, A di nome, A di nome. no, 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 Inizia con l'A il non lo nome. so, non lo so, Dai, non lo so. vabbè, comunque andiamo avanti. Non devo dare adito a denunce, eccetera. Ma non c'è Sto nessuna... parlando nel vuoto, ma lui mi sta ascoltando. Quel pezzo di merda.
non è amato a Padova da nessuno, hai il vuoto attorno. Ricordati, nessuno ti ama, nessuno ti stima, perché sei un imbroglione, sei scorrettissimo, non rispetti niente. Saresti capace di passare attraverso il cadavere dei tuoi genitori. È molto grave questo. Pur di raggiungere il suo obiettivo. È molto molto grave quello che stai dicendo. Poi ti dirò a microfoni spenti. Ma io ho già capito. La sua spietatezza. E ti devi guardare le spalle, no, te lo giuro su Dio. Ma ho capito, Enzo. Non aver fiducia in quell'individuo. Ma deve, è pericolosissimo. Ma deve essere successo qualcosa. Io faccio i tuoi interessi. Ma deve essere successo. Poi il tempo. Scusami. Il tempo è galantuomo. Deve essere successo qualcosa di grave. Ricordati, il tempo è galantuomo. Mi ringrazierai, mi dirai Enzo, avevi ragione quel sabato 30 settembre a Rovigo, a Prima Free, a parlare male di quel signorino. Comunque sta funzionando bene il tutto, eh? Sta funzionando perfettamente. Altre telefonate. Ecco, no? Vedi, è stato capace di passare davanti a tante altre telefonate. Anche. E come fa a passare davanti alle non telefonate? Non lo so, ma spero che non abbia convinto qualcuno in regia, perché se no mi incazzo, se no è la volta che... Vado via da Prima Free! Se l'avete fatto passare, è finita! Non mi vedrete più a Prima Free! Ma se è stato un complotto, se ho la certezza che la telefonata è il frutto di un accordo, vado via! Mi dispiace! Io ho rovinato la mia vita, la mia famiglia, la mia carriera, per essere come sono, nel bene e nel male, per essere coerente. Se so che l'avete fatto passare, è finita la mia esperienza a Prima Free. Beh, qualcuno l'avrà fatto passare con un numero di telefono, questo è sicuro. Spero che non che abbia usato un numero diverso. Ma non lo so, secondo me c'è lo zampino di qualcuno. Io non so perché di chi. Perché io avevo non detto... Dico di chi. Io non dico di chi, ma secondo me c'è lo zampino di qualcuno sicuramente, Enzo. Posso dirti, c'è chiaramente lo zampino di qualcuno. Chiaramente lo zampino di qualcuno. Questo non c'è. Ma io chiedo scusa anche a questi vicini qua, perché hanno sentito gridare. Abbiamo un circolo di brava gente qui. Ma che è la porta accanto? Che si sentono i vicini? Si sentono tutti. Esattamente. Ma che cazzo di studio è questo qua? Scusa, che ci sono i vicini accanto con un bar, con un circolo. Quindi chiedo scusa per il fastidio che ho arrecato non volendo, ma mi sono un po' incendiato alla mia maniera. Vabbè, ma è giusto che fai così. Andiamo, va bene, dai. Altre telefonate. Con le telefonate, dai. Vai. Pronto? Adesso potete dirmi su di tutto. Buonasera. Pronto, buonasera, sono Emanuele Padova, buonasera. Ciao Emanuele. Innanzitutto complimenti, questa è una trasmissione da premio Pulitzer, due grandissimi giornalisti. Ecco il coglione. Entrambi preparatissimi. Ecco il coglione, ecco il coglione. Poi, ecco il coglione. Come dico sempre, Enzo è veramente un giornalista di peso. Ma sono peso e tu sei un coglione. Io sono di peso, ma tu sei un coglione. Guarda ma caso. Perché ti irrita? Spaverino, faccia dire almeno. E tu hai cominciato a fare il sarcasmo. Scusami. Pensa di non meritare il Pulitzer? Lei pensa di non meritare il Pulitzer? No, non penso di meritarlo. Carissimo, non penso. Chiudilo. No, non che chiudi, lascialo parlare, non ha insultato, lascialo parlare. Ci sono tanti altri che ma lascialo parlare. Non riusciamo a prendere la linea. E ho capito, lascialo parlare. Il coglione dice solo sciocchezze. Ma non ha detto niente. Ma non ha detto niente. Posso dire che sono i padroni di casa? Chiudilo. Ma non ha detto niente per adesso. Ha detto per il culo. Ma se non accetti manco la presa per il culo che facciamo? Lascialo parlare, adesso no, aiuto. Lascia perdere. E chiudiamo. Chiudiamo la telefonata. Qui c'è una divergenza di opinione tra me e te su come prendere le telefonate. Io però ho grande rispetto, sei il padrone di casa e fai quello che vuoi, per carità. Cioè, assolutamente. Hai ragione. Devo maturare. No, io non ti voglio dare. Maturare, io sono un sanguigno. Gli ebeti, le carogne, non le sopporto. Ma tu no, sei bravo. Ma devi io affrontarle. Ti darei il premio. Ma devi raddoppierei il tuo appannaggio. Perché sei bravo. Ma magari potessi. Sei bravo a sopportare tanti sacchetti a perdere. Tutti i compagnucci di sinistra. Guarda caso. Dai, prendi un'altra telefonata. Come mi piace il tempo quando fai. Corre, mamma mia. Quando fai così mi fa impazzire. Sei mamma il numero uno. Quando mia. Fai così sei il numero sono uno. Sono me stesso. Bravissimo. Andiamo avanti. Buonasera. Buonasera. Siate critici, ma non no, parlate, soprattutto parlate. Parlate, lasciate pronto? Stare. Dai, scusami, prego. Pronto. Buonasera. Buonasera, si può parlare? Sì, si può parlare, avanti, forza.
Allora, Cruciani, complimenti a lei intanto. Sì, però non ci faccia annoiare, vada avanti seriamente. Io, se no, io e Enzo ci annoiamo facilmente qui. Lei deve essere concreto, deve dire una cosa concreta, reale, una critica, un attacco, una sua opinione. Questa è l'opinione, alla fine resta sempre l'opinione di Spatalino. No, per cui si dicono opinioni, dica l'opinione velocemente, non ci rompe i coglioni. Dai. No, se ce l'avete intanto. Se ce l'abbiamo, sì, questo ci sta chiedendo se abbiamo i coglioni. Quando si parla per cose bisogna averle. Bisogna averle, benissimo. Beh. È facile dire rompimi i coglioni, ma ce l'avete i coglioni? Bello, tu ce l'hai i coglioni, ti sta chiedendo l'ascoltatore. Fino a prova contraria. No, tu. Io? Parli, non ho capito, parli di me? No, parlo di tutte e due per dire la verità. Sì, sì, più o meno fino a prova contraria, controlliamo un attimo. Controlliamoci un attimo. Quanto tempo per rimasto? Sì, chi finirete? Non ho capito. Benito non torna. Benito non torna, digli a lui forse, a me non me ne frega niente di Benito, pure a lui non frega niente di Benito. Ti sta chiedendo di Benito. Tu sei sicuro che non gliene frega niente? A lui, non lo so, te ne frega di Benito? Dall'accento mi sembra un amico calabrese questo. Sei calabrese? Non sono affari che ti riguardano. No, dall'accento, perché ho tanti amici calabresi che hanno la tua stessa cadenza. Scusami se mi sono permesso. Dunque, non ho capito, ma stai zitto. Di che cioè, prima interviene e poi sta zitto. Vabbè, dai, tu sei occupato col telefonino. Ma che trasmissione è? C'è uno una sta telefonata zitto. Da Napoli. Tu parli al telefono. Mettiamo il viva voce. Pronto? Dove si mette viva voce? Mamma mia, Enzo, non sai mettere viva voce, porca puttana, dai. Forza. Eccoci, alza il volume. Ma non ho capito, ma non si sente niente poi in televisione. Ma perché che avevo messo la vibrazione. Lino, è Lino da Napoli, prego. Mettilo qua. Mi senti, Spadalino? Sì. Sì. Allora io voglio dire una cosa, no? A questo giro, Parenzo e Giomiti. Cioè, tu praticamente ce l'hai con i migranti e tu sei un traditore in Napoli che sei andato a venire in Veneto e in più fai il giullare di corte delle destre. Fammi capire. Beh, tu sei un Savoia, Spadoni. Io non mi credevo che tu eri un traditore. È un traditore, cioè, di Napoli. Ma io amo... Lino, io amo Napoli, ma amo anche il Veneto. Il Veneto è stata la mia fortuna. Ho iniziato a lavorare, ho sposato una padovana. Io devo parlare bene anche del Veneto, perdonami, ti ho fatto intervenire. Tu sei un emigrante, stai facendo il giullare di corte delle te. Spadoni, Parenzo e Giomiti. Parenzo è più uomo di te. Tu stai facendo una marchetta a Cruciani con il libro. Ma fammi capire. Ma l'hai fatto sta fine in merda, Spadoni. Beh, molto grave, grazie Lino, ho chiuso. Lino, pensavo che tu fossi una persona diversa. Ti ho dato il mio numero di cellulare, esatto. Non per essere offeso da te. Esatto, uomo di tu merda. Tu prima di parlare di Spatalino devi sciacquarti la bocca. Ma non te lo dico da veneto, te lo dico da napoletano. Tu sei un uomo in merda. Beh, addirittura. Siamo un nezze Napoli. Hai capito, Lino? Siamo un nezze Napoli. E se vuoi... Ti aspetto a Padova, a Milano, a Venezia. Dopo cancello il tuo numero. No, non lo cancellare. Tu non meriti la mia amicizia. Perché io sono orgoglioso di essere napoletano e di amare il Veneto. Perché nel Veneto ho conosciuto tante brave persone. Molto grave quello che è successo. Hai capito? Tanta brava gente. Vi siete scambiati. Ho iniziato a lavorare. Le mie prime esperienze amorose. Sì. L'università. Eh beh. Sacchette merda. Come posso io dimenticare Venezia? La mia università. E chi è che te la vuole fare dimenticare? Ma lui, perché si lamenta che io sono un traditore. Beh, ha detto che... Io sono più napoletano di te. Ha detto delle cose gravissime, uomo e merda. Ma è lui non è merda, perché giurare, non merita la mia... Giurare. E se ti vedo di nuovo a Trento, te lo una sputazzata in faccia. Giurare. Lino, ci confrontiamo... Io sono che San Giovanniel, hai capito? Non sono che Coppo Vomere, dei quartieri alti. Ma digli vergognati! Digli di chiamare in diretta. Sto pezzo di merda. Vi siete anche da tutti mi pensavo, ma il bello che mi ha pure chiamato ieri per intervenire, sta carogna. Ma il problema sai qual è? Che l'irriconoscenza, non è riconoscente. Gli ho dato l'opportunità di chiamarmi e mi ha offeso.
Vai, ma io, come se io dessi. Devi sapere che per me tutti gli ospiti che vengono sono sacri. Sacri! Sacri, diciamolo. Gli ospiti devono essere sacri. Sacri, sacri, non c'è dubbio. Lui li maltratta. Loro fanno. Lui e Parenzo sono bravi manipolatori. Ma manipolatori. La loro arte è quella di coinvolgerti. Quella è una trasmissione spettacolo ed è la più seguita. Però io ho i miei limiti, lo so. Però questa tua telefonata non me l'aspettavo. No, devo dire la verità, il fatto che vi siete scambiati i numeri lo no, fa... ma dopo lo cancello. No, ma non cancellare il numero. No, non merita. Fallo telefonare qua in diretta, così almeno si spiega. Non merita. No, almeno si spiega. Ti ha detto anche che sei il giullare delle destre. Il giullare delle destre, Enzo Spadalino. Io vorrei rimarcare questa cosa, rispondegli almeno su questo. No, giullare delle... Non lo cancellare il numero, giullare delle destre. Già gli ho detto un'altra abbastanza. Telefonata, regia. Dai, non mi aspettavo. Ecco. Mi ha irritato vabbè. Perché viene proprio da un napoletano, hai capito? E vabbè, ho capito, Enzo, ma succede. Da tutti mi aspettavo un attacco, ma non da un napoletano. Che vergogna! Digli qualcosa ancora. Se ma già poi non... traditore a me. Tu non sai niente di me, la mia storia, i sacrifici che ho fatto. Sacchetto a perdere napoletano! Buonasera. Pronto? Pronto, chiedo scusa per l'attesa. Buonasera. Scusa di che? Quello? Buonasera. Oh, Spatalo! Bisogna andare giù con un lanciafiamme a Lampedusa, porca puttana. No, dice lanciafiamme a Lampedusa. Sì, giù, bisogna sterminare tutti, ha rotto i coglioni di entrare. No, adesso questo. No, non posso seguirlo assolutamente, no, la violenza... Anche blasfemo, preso... anche blasfemo. Anche io li bloccherei in Africa, caro amico mio. Bravo. Non occorre utilizzare i lanciafiamme, come hai detto tu. No. Bisogna intervenire. Sono 20 anni che lo dico, ve lo giuro su Dio. Manca la volontà dell'Europa. Ci vorrebbe così poco. Intervenire là in loco, non farli partire. Ma se ne fregano. Però adesso c'è una bella novità di questi giorni. Qual è la bella novità? La presa di posizione del governo Meloni. Era ora di finiamola! Beh, non hanno fatto niente, però. Come no? Arrivano a frotte ancora. No, hanno detto a Omar su Giorgela, come si chiama? Chi? Il tedesco, il ministro, un nome strano, sai, io con i teutonici non ho tanta confidenza. Ministro degli esteri, dici? Ministro degli esteri. Gli italiani hanno puntato i piedi. Sì. Hanno detto tu... che dai soldi, che foraggi le navi ONG. Sì, quello sì, certo. Li prendi e te li porti in Germania, non li porti in Italia, vedi? Al porto di Amburgo, diciamo. Bravissimo! Sì, no, ma quello finalmente è bello, qualcuno del governo Meloni comincia a seguirmi, comincia a raccogliere i miei appelli, le mie accorate istanze. E ora definiamola, dobbiamo reagire. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria invasione. Basta! No, ma io ti seguo su questa cosa qua, non sull'invasione, ma ti seguo sul fatto che il governo tedesco si sta comportando in maniera irrazionale, bisogna dirlo anche con forza. Cioè, alla fine la Meloni sta battendo la mano sul tavolo, finalmente, alla Spadalino. Alla Spadalino. Alla Spadalino, non c'è dubbio, alla Spadalino. Altra telefonata. Io non penso che lei mi abbia sentito, Non lo so. È una fatalità, come diciamo noi nel Veneto. Esatto. Guarda caso, una fatalità, c'è un cambio di rotta. Ed era ora, Giorgia! Continua su questa strada! Perché è quella vincente, credimi Giorgia. Buonasera, chi è in linea? Lina Romana ha usato dei termini accettabili nei suoi confronti. Anche qualcuno... Catalino, buonasera. Sì. Buonasera. Sì, Vittorio. Buonasera, sono il duce di Sequals, Ferdinando Polegato. No, Polegato no, Polegato no. Ah, Polegato, Ferdinando Polegato di Sequals. No, Polegato, sì. No, Polegato no. Tu senti gli altri che mi offendono, sentiamo anche ma Ferdinando Polegato. Polegato è stata una delusione per me enorme, Polegato, una delusione enorme. Una delusione enorme. Io una delusione enorme, io no. No, io non voglio, non ho piacere a parlare con te perché sei stata una delusione. Sei stata una delusione enorme per me, sei stata una delusione. No, ma vaffanculo. Chiudi questa telefonata, Brunello, chiudilo perché io non ho piacere di parlare con no. Quando no, ti prude il culetto, anche tu ricorri a queste forme. No, dittatoriale come ho fatto io prima, e uno che scusa fa causa, se sono stato duro nei confronti di qualche telespettatore. Uno che porta in tribunale la mia trasmissione, come ha fatto lui, la mia trasmissione, è lui quello. Ha denunciato Parenzo. Non mi interessa, è come se portasse in tribunale me, è la stessa cosa per me, è la stessa cosa, perché comunque sono cose avvenute. E quando Parenzo mi ha portato in tribunale, no, io ero contrario. Non prendo le difese di Ferdinando Polegato. Ero contrario. Ma quando tu hai saputo che Parenzo mi denunciava. Ero contrario. Però mi ha portato in tribunale. E che devo fare? Io lo dico a quelli che non sanno,
ha perso in primo e in secondo grado. Vabbè, ma non ci interessa. No, glielo devo dire, come no, cazzo. Ha perso. Ma va bene, dillo, ma non ha importanza adesso. Ma non lo ha detto però nella dovuta maniera. Parenziani, dovete sapere che il vostro amato Gigiolone ha perso in tribunale. Ma non risulta. In primo grado, ma lui non si era accontentato. Tiriamo le carte. Aveva visto il GIP, aveva voluto andare oltre e ha perso anche in secondo grado. Allora? Oh. Vabbè, si vince e si perde in tribunale, sì, non ci si dovrebbe arrivare. Non ci si dovrebbe arrivare. Non ha dato quella ampia visibilità. Quell'altro, quello di prima che ha chiamato, il famoso Duce di Seguals, che è stato ospite. Che ti ha dato fastidio. Che è stato ospite. No, ma perché non ho dato fastidio a me? Ma perché non ho più voglia di parlarci? Perché uno che per anni è stato ospite della nostra trasmissione ha potuto dire quello che e ha potuto dire quello che voleva, che porta in tribunale Parenzo, che è come se portasse in tribunale la Zanzara, si qualifica per quello che è. Punto e basta. Andiamo avanti. Altra telefonata, forza. Io mi aspettavo. Non mi interessa, il Duce di Seguals. No, il Duce di Seguals non lo voglio sentire. Perché la penso in una certa maniera? Come ha fatto lui? Sull'immigrazione. Sull'immigrazione, sul mondo LGBT. Perché ricorrere a espressioni ingiuriose? Lo so che mi odiate a prescindere solo perché non la penso come voi, compagnucci sinistri. Ma io sono orgoglioso di essere di destra. Avete capito? Non rubo niente, offendo nessuno. C'è uno che vuole intervenire al centralino, ma non riesce a trovare. Vabbè, ma sono in tanti a voler intervenire. No, ma diamogli uno che conosco. Che uno, non deve essere una uno censura, pugnace, quella di essere di destra. Perché voi sinistri avete occupato i gangli vitali dello Stato. Vabbè, non esageriamo adesso. No, è la verità. Non esageriamo. La sinistra sta giocando ancora di rendita, ma insomma, governa, avendo collocato i propri uomini dappertutto. Ma governa il centrodestra. E ora definiamola. Ma governa il centrodestra, Enzo. No, vabbè, ma da un anno. È un anno. Da un anno, ho capito. Ma noi paghiamo i disastri che hanno fatto i governi di sinistra. Dillo con forza anche perché questo è importante sottolineare. Devo rovesciare il tavolo, no, come devo fare? Prendi un'altra telefonata, dai. Pronto? Eccolo. Forse è meglio che finiamo alle 4:30, che se andavamo avanti fino alle 8 stasera. Beh, sarebbe da andare avanti fino alle 8, devo dire la verità. Sarei scoppiato. Chiedo scusa, pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Io, per carità, complimenti, trasmissione molto interessante, non dico di no. Però, visto l'orario, io credo che ci siano anche i bambini che stanno guardando, no? Hai ragione. Ecco, io dico, mi scusi Spadalino, io noto che voi avete anche una certa complicità e mi fa piacere. Ma. Però è la quarta volta che lei abbassa il braccio sotto al tavolo e fa un servizietto al signor Cruciani. Non si può. Bravo. Cioè, complimenti. Ha fatto ridere solo te questa cazzata di questo. Non è possibile. Hai fatto ridere soltanto chi ti sta ascoltando, dai. Dai, su, andiamo avanti, altra telefonata. Chiedi qualcosa sui contenuti. Se c'è una cosa che Enzo non può fare è mettere una mano sotto il tavolo e toccare gli organi genitali di un maschio, no? Sarebbe, ma neanche l'ultima cosa, non è neanche nei miei programmi. Ma se qualcuno lo facesse invece un maschio, cosa faresti tu? No, mi allontanerei. Se lui... Nel rigoroso rispetto delle parti, io non condanno chi non la pensa come me sessualmente. Sì. Hanno diritto di stare con gli uomini, ma io preferisco stare con una donna. Ma se non ti è mai venuto, diciamo, l'idea di farti, per esempio, penetrare, diciamo, da qualche... Ma carità di Dio! È una cosa tremenda. Dai, non bestemmiare, dai. No, io non voglio bestemmiare. Comunque, addirittura. Ha ragione il signore, io chiedo scusa, ma... Sono stato insultato da un napoletano. Ma anche da un padovano, anche da un padovano che è intervenuto. anche da un padovano. Quindi era... quanto mai prevedibile e giustificabile la mia reazione. Chiedo scusa, ho questo di bello, che quando io riconosco di avere sbagliato, lo dico pubblicamente. C'è uno che mi sta chiamando che vuole intervenire. Dai, ci sono altre telefonate o no? Ti stanno chiamando tutti i tuoi amici, no, perché vorrebbero darmi carne ancora, hai capito? Ma io l'avevo messo in conto, Ero già sulla difensiva, aspettavo qualche telefonata, non so, di Gabriele Penati, Davide Baraldi, dei aspetta, miei aspetta, amici. Aspetta, vediamo questo qua, è uno che ti vuole... No, non mi lascio offendere. Sono io che ti blocco, non mi lascio più offendere, assolutamente. Vabbè, un'altra telefonata, dai. Prendiamo questa telefonata e dopo dedichiamo l'ultima parte, come avevo previsto, a ricordare Mauro di Mantova. Un pensiero per Mauro. Buonasera. Buonasera. Scusate, ho parlato prima ma è caduta la linea. Chi è? No, non si può intervenire due volte. Vabbè, chi è? Ma lascialo parlare. È una regola di questa trasmissione. Anche la sera io richiamo i miei telespettatori che non si può chiamare due volte nella stessa trasmissione.
Dimmi un ricordo di Mauro Di Mantova. Un ricordo di Mauro. Mauro è stato un personaggio straordinario della Zanzara, non solo della Zanzara, ed è morto purtroppo perché è morto, caro Enzo, perché è morto Mauro? Nel dicembre, ricordiamolo bene, nel dicembre del 2021, giusto? Dicembre del 2021. È morto purtroppo, o 20, non mi ricordo, no, 21. Dicembre del 21 è morto perché non si è voluto ricoverare. Non si è voluto ricoverare in tempo, questo è. Ma era un personaggio sui generis, un po' come te, avevate dei punti in comune. Perché stai leggendo sempre i messaggi? Perché leggi continuamente i messaggi? Non mi mandano messaggi, molti si lamentano che non riescono a intervenire, cioè sono tutti... Ma sono le vostre linee che non funzionano. Dalla mia parte, ma sono le vostre linee che non funzionano. Purtroppo io non sono al centralino, ragazzi, mi dispiace. Rafforzate le linee, comunque. Hai ragione. Rafforzate le linee, dai. Allora, Mauro l'abbiamo ricordato, no? L'abbiamo ricordato, un personaggio straordinario, un personaggio vero, reale, autentico, che ha delle similitudini con Spadalino, delle cose molto in comune con Spadalino. Sì, 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 eravate tutte e due, diciamo, abbastanza di destra, dei ribelli, di destra, lui di estrema destra. Io non lo conosco, non lo conoscevo tanto bene, lui ha insistito per venire ospite nella mia trasmissione. Ed è stata in quel momento la tua rovina in quel momento. Tu dici che è stata la mia rovina? Ah sì. Io, cioè, la guardo anche sotto un altro aspetto. La tua fortuna. La mia fortuna, perché mi ha consentito... Di venire qui. Di venire a Prima Free dal mio amico... Brunello. Alessandro Brunello. Prima che mi dimentico, io volevo salutare dei cari amici. Innanzitutto Luca Bellotti, che è ospite spesso della mia trasmissione. Sì, ex deputato. Ex parlamentare. Aspetta, no, l'ora. Vedi, Lino sta continuando a chiamare. Sì. Lino, con me hai chiuso. Lino, non dico neanche il cognome. Con me hai chiuso. Se no ci vorremmo a Napoli. E capitano? In da pigna sec, facemmo quattro chiacchiere io e te, alla napoletana. Non ti dovevi permettere del traditore. Molto, molto grave. Io sono un napoletano verace, sanguigno, e tu hai perso l'occasione di conservare una buona amicizia. Ma... non meriti la mia amicizia. Telefonate, dai, su, quanti minuti mancano? Volevo salutare. Ma che te frega dei saluti? No, perché per la gentilezza ti hanno fatto quella bella intervista. Carlo Chiarion è una brava, bella giornalista, dove Giorgia Brandolese di Rovigo lavorano per la voce di Rovigo. Vabbè. Domani ci sarà un articolo sulla voce di Rovigo. Benissimo. Grazie Carlo, grazie Giorgia. Quanto manca? Telefonate, Enzo, ritmo, dai che non funziona, se no, su, vediamo, chiudi sta solino Romano. Figurati, che non ho ancora cancellato Romano, capito? Dunque, sono... Ecco, chi c'è? Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Eccoci. Sì, buonasera. Minuti mancano, ma lasciami l'orario qua. Quattro minuti, dai, vai. Via. Quattro minuti di Pronto? Fuoco. Prego. Sono Nicola dalla provincia di Varese. Oh, bene, Nicola dalla provincia di Varese. Ciao, Nicola. Prima di tutto Enzo, non te la prendere per quel nulla facente di Lino Romano, lascialo perdere. Poi? Volevo assolutamente salutarvi e darvi una news sull'arcinemico di Enzo, Gianni Parento. Sì. No, mi è arrivata la notizia che Parento si è scopato le donne. Ok, vabbè, dai, ciao. Ma non ha fatto tanta strada, perché io non ho avuto tante donne, ahimè, purtroppo, hai capito? Comunque grazie per la segnalazione. Avanti un altro. Telefonate. Avanti un altro. Pronto? 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 Eccolo qua. Chi è? Avete solo tolto il reddito di cittadinanza, merda! Lascialo sfogare. E dunque? Dunque? Bello questo sfogo. Avete tolto il reddito di cittadinanza, ma perché l'hanno chiuso? Ma la regia come funziona in questa trasmissione? Togli le telefonate migliori. Cioè, incredibile. Avanti un altro, forza. Avanti un altro. Chi è? Federica da Venezia. Ah, Federica da Venezia. Sentiamo. Federica, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo chiedere una definizione da Spadalino del termine Ebro associato a Parenzo. Ah, Ebro, invece di Ebro, quando gli hai detto Ebro! Ebro! Sì, ho trovato la definizione. Ebro, sì. Vuole dire eccitato, perché quando andai a Trento lo vidi particolarmente eccitato. Ebro vuol dire eccitato. E non c'entra nulla la
associazione al termine ebreo? No, non c'entra assolutamente nulla. Infatti io ho tenuto a sottolineare ebro, non ebreo, ci mancherebbe altro. È un'insinuazione gravissima che ha fatto. No, 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 ma non ho niente a che vedere io, per carità di Dio. È un terreno minato quello. Io ho parlato solo di ebro e ci mancherebbe altro. Non ho nulla contro gli ebrei, assolutamente. No, ci mancherebbe altro, mi raccomando. Assolutamente, ci mancherebbe altro. Assolutamente. Io ce l'ho con quelli che mi attaccano, come a volte Parenzo fa, ce l'ho con quelli che... Ma non la pensano come me. Ma il mondo da chi è dominato, secondo te? Il mondo da chi è governato? Chi è dai che tira? Poteri forti. Da chi è dai che tira? Poteri forti. Non mi coinvolge. No, ma è una non domanda. Siamo alla zanzara. No, ma ti sto chiedendo non una mi cosa. Non far cadere nel trappolone un'altra volta. Però i poteri forti. Tu sai il mio pensiero qual è? No, e lo sai bene. I poteri sono forti. Sono loro che comandano il mondo. Ma chi? Manovrano il tutto. A partire dagli Stati Uniti d'America. Ah, beh, certo. Hai capito? Quello sì. Noi siamo dei servitori fedeli, ma servitori. Noi siamo schiavi della NATO, succubi della Unione Europea. E due. Terzo? Dipendiamo da Biden. Poi? Speriamo che l'anno prossimo Donald Trump riesca a diventare di nuovo presidente degli Stati Uniti. Lo vogliono mettere in galera, lo sai, no? Ma non ce la faranno contro il popolo che è sovrano. Vedrai che con Trump finirà il giorno dopo la guerra fra la Russia e l'Ucraina. Ricordati ste parole. Ma le ricordo. Con Trump al governo finisce la guerra. La quarta cosa, chi è che governa il mondo? Abbiamo detto Biden, gli Stati Uniti, la NATO. E l'Unione Europea. E i poteri forti poi? E i poteri forti. Ma anche... Sai da chi sono composti? Non ti dirò mai neanche sotto tortura. Le grandi famiglie, tu dici, le grandi famiglie. Diciamo generale, le grandi famiglie. Quelli che sono abituati della a comandare. Finanza, della finanza. Della grandi... finanza e compagnia Bell. Ti ricordo che ore sono? 16:30. Dobbiamo chiudere, se devo scappare. Aspetta, fammi vedere. È da rifare questo esperimento, è da rifare. Quando vuoi, anche ogni, ogni 15 giorni, dai. È da rifare con le telefonate molto più aperte, Enzo, perché oggi è stato il top. Però si può arrivare ancora più in alto. Volevo vedere se c'è altra telefonata. Ci sono altre telefonate? Dunque, chi è al centralino lì? Si lamenta Ferdinando Polegato. No, che schifo! Ma vaffanculo, dunque, andasse a fare posso intervenire? Sì, ecco. No, dobbiamo chiudere. Davide Sbaraldi, Enzo, ho provato 100 volte a fare il numero di Prima Free. È impossibile. Va migliorato il centralino. Ciao, Davide. Ciao, Gabriele. Ci vediamo domenica. Aspetta, c'è uno. C'è l'ultimo. Vediamo l'ultimo. Sì. Ci vediamo domenica, 8 ottobre. A San Drigo. Vabbè, che cazzo gliene frega la gente? Vieni pure però. Tu, ma non c'è il baccalà. Non posso venire. Chi buonasera. C'è? Buonasera. Ecco, ultima. Ci faccia godere. io dovrei. Dovrei fare come te. Sei un artista. Vai, dillo, parla però. Parla. Guarda, volevo ringraziare a tutto il Spadamino che ha citato anni che dei migliori. Niente, viva non l'Italia, si... viva la zanzara. Viva l'Italia, viva la zanzara. Bello, bellissimo. Viva l'Italia, viva la zanzara, viva Spadalino. Grazie a tutti. Ma il finale fu più finisce bello. Tu. Finisce il padrone di viva casa. Viva l'Italia, sempre a prescindere. Viva Spadalino e viva Cruciani della zanzara. Anche viva Vannacci. Forza. Anche viva Vannacci. E viva Roberto Vannacci. 1, 10, 100, 1000 Vannacci. Molto ci bene. Vediamo fra un mese qua. Ciao a tutti, grazie arrivederci, alla regia. Grazie a Luca. Il tecnico Luca Bellotti e grazie ad Alessandro Brunello. Un forte abbraccio a tutti. Grazie. Viva l'Italia. Arrivederci.